Per l'acqua la ricetta è questa, che uno Stato che recupera la propria sovranità monetaria non ha assolutamente mai problemi di budget, a patto ovviamente che il denaro lo spenda per incrementare la produzione nazionale, quindi ricostruire l'Aquila, rilanciare le aziende, le luoghi, le infrastrutture, aumentare l'occupazione, aumentare la produzione, aumentare i consumi dell'area, ricostruendo, rinnovando le infrastrutture, cioè è una spesa che rientra poi nello Stato in termini di ricchezza nazionale che viene creata. Questo dovrebbe e potrebbe fare con una sovranità monetaria, non l'abbiamo più, dobbiamo recuperarla. Quando una zona di un paese viene colpita da un disastro, ovviamente non può essere il settore privato che è già colpito a provvedere la spesa, a fornire la spesa per la ricostruzione. Deve essere come è in tutti i paesi civili, come è stato in America con Katrina, come è stato in Giappone con lo tsunami, deve essere lo Stato che ha la capacità di spendere la propria moneta per rilanciare l'area. Rilanciare l'area non vuol dire solo ricostruire, vuol dire proprio prendere l'opportunità della ricostruzione per rilanciare il tessuto aziendale, rilanciare i consumi, rilanciare l'occupazione della zona, che ripeto è una spesa che lo Stato può fare se ha sovranità monetaria, non oggi con l'euro perché non abbiamo più sovranità monetaria, può fare, ed è una spesa che poi rientra in aumento di PIL, in aumento di prodotto interno lordo, rientra poi addirittura nello Stato, perché fra l'altro se tu aumenti la a lot of work to do. On the other side are many people without a job. So it's very simple. The people who are unemployed will get a job that will help to assist in getting the work done that needs to get done. That's it in a nutshell, we say.